E ora cosa faremo? Parliamo del Veneto? Parliamo del Veneto! Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento con le curiosità regionali. Se vi siete persi il primo appuntamento dedicato al Friuli Venezia Giulia, potete recuperarlo cliccando il bottone che appare qui sopra, mentre se premete il bottone rosso, quello un po' fastidioso che trovate qui sotto, in primis lo trasformate in grigio così vi dà meno fastidio e in secundis vi iscrivete a questo canale in modo tale da ricevere tutti i prossimi video che pubblicherò quasi settimanalmente. Finite queste premesse, iniziamo a parlare del Veneto. Il Veneto è una regione del nord-est italiano con capoluogo di regione Venezia. È una regione ricca di meraviglie sia naturali che culturali che nel corso degli anni l'hanno resa la regione più visitata d'Italia, nonché la sesta più visitata d'Europa dietro a colossi del calibro della Catalogna, della Dalmazia e delle Canarie. Questa popolarità è certamente merito di città del calibro di Venezia, Verona, Vicenza o Padova, ma anche di altre località un po' più piccole ma che ogni estate ospitano milioni di turisti, specialmente tedeschi ed austriaci. Di queste città ben 4 occupano delle posizioni nella top 10 delle città più visitate d'Italia e sono Cavallino Treporti, San Michele al Tagliamento, Caorle e Jesolo. In più, oltre alle città d'arte e alle città marittime, il Veneto è celebre perché ospita anche le Dolomiti, che sono una grossa attrattiva sia in estate che in inverno. Tra queste troviamo le Tre Cime di Lavaredo, il Monte Cristallo o la Marmolada, che è la montagna più alta delle Dolomiti, montagna che tra l'altro fu scenario di alcune delle battaglie più aspre durante la Prima Guerra Mondiale, che portarono gli austro-ungarici a scavare ben 10 km di gallerie all'interno del ghiacciaio della montagna, in modo tale da potersi difendere dagli attacchi delle truppe italiane. Le Dolomiti, come vi ho già detto nel video del Friuli Venezia Giulia che vi invito a recuperare andando nel link in descrizione, sono uno dei patrimoni UNESCO. Gli altri patrimoni UNESCO del Veneto sono le città di Verona e Vicenza, le ville palladiane sempre della provincia di Vicenza, la via del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, che è diventato patrimonio solamente nel 2019, e l'orto botanico di Padova, che tra l'altro è l'orto botanico più antico al mondo. Un'altra meta super gettonata del Veneto è ovviamente il lago di Garda, il lago più grande italiano, sul quale si affaccia Gardaland, che è il parco divertimenti numero 1 in Italia, come dice la pubblicità, nonché il parco divertimenti numero 10 al mondo per fatturato. Al suo interno si trova un esemplare di Volemia nobilis, spero di averlo pronunciato giusto, che è un esemplare rarissimo di una pianta di cui esistono meno di 100 esemplari in tutto il mondo. Parlando di mete gettonate non si può che menzionare Venezia, una delle 4 repubbliche marinare, nonché capitale di una delle repubbliche più longeve della storia. La Repubblica della Serenissima infatti durò per 1100 anni, dal 697 al 1797, quando arrivò Napoleone, fece capitolare la città e, dopo aver conquistato la Repubblica della Serenissima, con il Trattato di Campoformido la cedette completamente all'Impero Austro-Ungarico. Venezia è costruita su 124 isole collegate fra loro da 417 ponti, fra cui i più famosi sono il Ponte di Rialto e il Ponte dei Sospiri. Il Ponte dei Sospiri collega Palazzo Ducale alle Prigioni Nuove ed è così chiamato perché all'interno di esso vi passavano i reclusi che dovevano recarsi dalle loro prigioni agli uffici degli inquisitori e viceversa. Tutti questi ponti collegano le vie e le piazze di Venezia, che tuttavia hanno una nomenclatura tutta loro. Infatti le vie sono chiamate calli, i viali sono chiamati salizzade, le piazze sono chiamate campi o campielli se sono un po' più piccoli, e c'è anche un nome specifico per le vie che costeggiano i canali, che si chiamano fondamenta. Lungo le calli si radunano ogni anno migliaia e migliaia di persone in occasione del Carnevale di Venezia, che è il secondo carnevale più importante al mondo dopo quello di Rio de Janeiro. Un altro evento importantissimo per la città è la Festa del Redentore, che allo stesso modo del Carnevale raduna migliaia di persone. Ma l'evento unico, più importante in assoluto probabilmente per la città di Venezia, fu il concerto dei Pink Floyd del 1989, che raccolse in città oltre 200.000 persone e venne trasmesso in mondovisione, tenendo incollati allo schermo oltre 100 milioni di telespettatori. Oltre che per il Carnevale, il Redentore, il concerto dei Pink Floyd, l'architettura meravigliosa e i nomi strani delle vie, Venezia è famosa anche, purtroppo, per un evento naturale che la colpisce ogni anno: l'acqua alta. Si parla di acqua alta quando l'acqua del mare, per effetto di maree o altri fenomeni naturali, sale di 80 cm oltre il livello del mare e, quando sale di oltre 140 cm circa, si considera che praticamente il 50% della città è allagato. L'acqua alta del 2019 è stata una delle più tragiche mai riscontrate, ma
La più tragica in assoluto è accaduta nel 1966, quando l'acqua raggiunse il livello di 194 centimetri. Venezia però è nota per moltissimi altri record primati e, volendo escludere quelli artistici e culturali che magari sono già molto noti, possiamo menzionare per esempio la costruzione del primissimo casinò al mondo, del primissimo ghetto ebraico nel XIII secolo, non che ci sia da andarne fieri, però in effetti è un suo primato, o l'inaugurazione della mostra del cinema più antica d'Europa, seconda solo alla cerimonia degli Oscar nel mondo. Uscendo dai confini del capoluogo possiamo menzionare Treviso, città nella quale è custodito l'Arte dell'Abaco, il libro matematico più antico al mondo. Oppure possiamo menzionare Padova, città che ha dato origine a una delle università più antiche del mondo e nella quale si è laureata la prima donna al mondo nel 1678, anno in cui alle donne non solo era proibito laurearsi, ma in molti casi era proprio proibito studiare. Siamo già giunti alla fine di questo video, probabilmente sarà un video dei record in termini di velocità, ma se volete leggere altre 25 curiosità dedicate al Veneto vi invito ad andare nel link che trovate in descrizione. È un link al nostro blog dove trovate altre 25 curiosità scritte sempre di nostro pugno. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e a condividerlo con i vostri congiunti. Se ne volete altri, qua in parte trovate il video del Friuli Venezia Giulia e qui sotto invece un video che YouTube vi suggerisce random. E basta, qua sotto trovate i bottoni per l'iscrizione e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao! Ah, a proposito di ciao, il termine ciao deriva da una parola veneta di origine tardo latina che vuol dire sono suo schiavo. Ciao!